Vi servono innanzitutto vernice e catalizzatore, cavalletti, avvitatore, spugnetta di carta vetro finissima, mascherina, pistola d'aria, straccio, colino, pistola a spruzzo e un bastone. Per prima cosa preparate la vernice che utilizzerete per dipingere la porta, mescolando 300 ml di catalizzatore per ogni litro di vernice. Quindi, togliete la porta dai cardini e posizionatela in orizzontale su due cavalletti. Servendovi dell'avvitatore, svitate le maniglie e toglietele. Poi iniziate a carteggiare la porta con una spugnetta di carta vetro finissima. Ricordatevi durante questa operazione di indossare una mascherina a protezione delle vie respiratorie. Una volta finito di carteggiare, pulite i residui con una pistola d'aria e uno straccio. Ora mescolate con un bastoncino la vernice nel barattolo e inseritela nella casseruola della pistola a spruzzo con un colino, in modo da evitare che dei grumi ne impediscano il funzionamento. Dopo aver provato il corretto funzionamento della pistola, usatela per verniciare la porta, ricordandovi di passare anche sui bordi. Lasciate la porta sui cavalletti finché la vernice non si sarà asciugata. Poi, una volta rinnovata nel suo colore, rimontate le maniglie e potrete riposizionarla sui cardini.